Questo pomeriggio alle ore 18 nel Teatro Comunale Gerardo Guerrieri a Matera si terrà l'incontro sul tema La forza di AIC sul territorio, l'impatto per la cura del cancro, promosso da Fondazione AIC. Ne parliamo con il presidente del Comitato Basilicata, Saverio Calia, che ringraziamo per essere con noi. Buongiorno presidente. Buongiorno, è un incontro interessante perché arriva a Matera tutta la presidenza nazionale di AIRC e tutti i presidenti regionali. Insieme ai presidenti sarà con noi il ricercatore scientifico Calegaris Cappio, che è un grande sostenitore dei nuovi bandi emessi da Fondazione AIRC. Ce n'è uno in modo particolare che è il Southern Italy Scholars, che sostiene i ricercatori del meridione italiano, quindi del sud Italia e anche delle isole, per far sì che possano implementare laboratori indipendenti di ricerca. Sarà con noi Giovanna Grimaldi, una ricercatrice che ha usufruito dei finanziamenti AIRC e oggi lavora al CNR di Napoli. Però la cosa bella è che è diventata ed è una lucana a tutti gli effetti. Quindi, grazie al sostegno di AIRC, la ricercatrice può continuare il suo lavoro. Teniamo conto che questi bandi si rivolgono a ricercatori al di sotto dei 45 anni. Quindi è un modo, una modalità per sostenere i giovani talenti, i giovani scienziati. Ecco, di questo parlerà la Grimaldi e di tutte le sue ricerche. Ma la Grimaldi non è l'unica a intervenire, avremo la grande opportunità di ascoltare dalla viva voce i progressi della ricerca da parte del professor Mantovani, che è ormai uno dei luminari. Pensate che in tutti i convegni internazionali di ricerca oncologica è il più citato tra i ricercatori italiani. E oggi il presidente della Fondazione Humanitas per la ricerca, quindi uno dei personaggi più interessanti e importanti perché ci si impegni tutti sempre di più per combattere una malattia che ormai è conosciuta a tutti e purtroppo non fa sconti a nessuno. Quindi un'occasione importante per raccontare il vostro impegno quotidiano, oltre ai risultati ottenuti dai ricercatori grazie alla ricerca e ai fondi ottenuti da Certo, AIRC. c'è un'altra cosa che è importante, è mettere in evidenza il ruolo cruciale dei volontari. I volontari rappresentano proprio la spina dorsale di AIRC. Noi dobbiamo ringraziare quanti, e sono tanti, 20.000 in Italia, e in modo particolare anche i nostri volontari della Basilicata. Voi pensate che in Basilicata noi possiamo contare su 14.650 donatori attivi e è un grosso numero di volontari che ci consente di sostenere le manifestazioni AIRC e di far sì che la ricerca possa essere sostenuta grazie alla generosità dei lucani anche. E devo dire che i lucani sono sempre stati molto generosi. Tanti passi in avanti, leggevo proprio ora un'indagine condotta da Kantar Italia per la Fondazione AIRC. Il cancro tocca direttamente o indirettamente la vita di oltre due terzi delle donne in Italia. Alla diagnosi si associa il più delle volte un sentimento di paura, ma l'indagine dimostra come il tabù del cancro, come male incurabile, sembri superato grazie alla sempre più crescente fiducia nella ricerca. Un dato molto importante che ci incoraggia. Questo è fondamentale, avere fiducia in chi lavora per noi, avere fiducia nei ricercatori e nelle strutture di ricerca. Fondamentalmente avere ricerca, avere fiducia nella ricerca, nella scienza e non affidarci a imbonitori o a figure che ci portano lontano dai risultati che la ricerca ha conseguito. Quindi creiamo,
un clima di fiducia, tant'è vero che oggi noi possiamo parlare di cancro anche in maniera più disinvolta, mentre prima su una semplice diagnosi di cancro significava morte sicura. Oggi invece, fortunatamente, il cancro è curabile e lo sarà sempre di più se continueremo a sostenere la ricerca. A proposito di fiducia nella ricerca, sono molto apprezzabili i vostri incontri costanti che fate nelle scuole con i giovani, con i ragazzi, proprio per avvicinare i giovani alla bellezza della ricerca e della scienza. Sì, uno dei lavori che ci vede più impegnati durante l'anno è proprio il rapporto con le scuole. Ma questo perché? Perché è fondamentale entrare in contatto con i giovani. I giovani rappresentano, come spesso si dice, il nostro futuro, quindi è lavorare con i giovani che diventa importante. Grazie a tutti i dirigenti scolastici che aprono le porte agli scienziati, che noi come AIRC riusciamo a portare in tutte le scuole. Grazie al mondo della scuola, grazie ai ragazzi che in tutti i consessi nei quali ci siamo incontrati sono sempre stati attenti e disponibili. Grazie a Saverio Calia, presidente AIRC Basilicata, per il tempo che ci ha concesso. Ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio alle ore 18 nel Teatro Comunale Gerardo Guerrieri di Matera, dove si terrà l'incontro sul tema La forza di AIRC sul territorio, l'impatto per la cura del cancro.